Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video. Quest'oggi vorrei parlarvi della campagna di sensibilizzazione di YouTube. Per chi non lo sapesse, la campagna di sensibilizzazione di YouTube è un progetto creato da GDolbyTube, uno YouTuber che è anche mio iscritto, tra l'altro, che ha creato questo progetto e si sta facendo un po' riconoscere grazie appunto a questa nuova cosa, ecco. E questo mi fa molto piacere. Ma di cosa parla? Beh, parla di come gli YouTuber devono essere più seguiti, anche quelli che sono più, diciamo, così, che fanno poche visualizzazioni, che fanno pochi mi piace. Beh, secondo GDolby, ogni YouTuber, ogni, diciamo, persona che guarda un video deve lasciare la propria idea su appunto quel video. Ad esempio, se io guardo un tipo, mi arriva un messaggio, no? E mi dice guarda questo gameplay, io lo vado a guardare, e poi non vado a lasciare nulla, cioè né un mi piace né un commento, ma cioè ho dato solo la visualizzazione. Insomma, non dà tutta questa soddisfazione allo YouTuber che ha creato il video, perché la visualizzazione non significa nulla, non ti dice se lo YouTuber si è visto tutto il video oppure ha aperto e poi è chiuso. In poche parole, è come se non si è fatto nulla. E questa è una cosa che a me capita spesso, avere molte visualizzazioni ma pochi mi piace. Ed è vero, questo qui lascia un po', diciamo, delusi, perché senza mi piace, senza commenti, la gente pensa, chi ha fatto il video pensa che quei video non siano molto apprezzati, e questo è sbagliato. Infatti secondo GDolby, ed è una cosa assolutamente giusta, allora il video innanzitutto si deve vedere tutto. Ovviamente se è un video troppo lungo, beh, mi pare ovvio di no, cioè passa la voglia di vederlo se uno si sforza, e mi pare giusto. Ma se è un video di 4-5 minuti, perché non guardarlo? Perché, non so, dare consigli su come migliorarsi, su come quello YouTuber ha fatto quel commentary, come ha fatto quel video, quella recensione, quel vlog, insomma qualsiasi cosa, non si parla solo nel mondo dei videogiochi, perché sempre più YouTuber vengono seguiti ma pochi mi piace e pochi commenti. Senza commenti non c'è una vera valutazione, perché le visualizzazioni sono un po' secondarie, ecco. Perché, oddio, non proprio secondaria, nel senso, senza visualizzazioni non il canale non va avanti, non viene conosciuto. Però, senza mi piace, senza commenti, un canale che cos'è? Quindi, uno, per, diciamo, affievolire lo YouTuber, bisogna lasciargli un commento o un mi piace. Ma questo qui non si deve fare perché si è buoni, ma comunque perché lasciarlo, ad esempio, un mi piace, è una buona cosa per chi, diciamo, per chi apprezza lo sforzo dello YouTuber, e questo qui è davvero un'ottima cosa. Però io adesso aggiungo una mia cosa, perché le parole di prima erano più che altro le parole di GDolby, ma adesso queste qui saranno le mie. Oltre alla visualizzazione, al mi piace o al commento, bisogna iscriversi. Però vedo molta gente che tipo si iscrive tanto perché quel video gli è piaciuto, ma poi non lo segue più lo YouTuber. E questo qui è ancora più sbagliato, perché non bisogna iscriversi ad un canale tanto per dire vabbè, gli faccio un favore. Perché è come il iscritto ricambia, va. È la stessa identica cosa, tu ti iscrivi, però non mi segui, allora che senso ha? È come se ti compri il giornale e poi lo butti. Non ha senso. Quindi invito la gente, se ad esempio quello YouTuber non gli interessa, non iscrivetevi. Io sono fatto così, ad esempio. Non so, io adesso sarò iscritto a 73 canali più o meno, quasi sull'ottantina. Però non li seguo tutti, questo qui è vero, ma perché molti di questi non fanno più video? Ma è perché mi rompo a disiscrivermi, ormai non fanno più video, quindi. Ma se ad esempio uno YouTuber che è molto, cioè che c'è spesso, che fa sempre video, carica sempre video, insomma, e poi non lo guardate, disiscrivetevi dal suo canale. La stessa cosa vale per me. Se ad esempio i miei video non vi interessano, iscrivetevi. Non mi interessa a me avere uno YouTuber che mi faccia aumentare solo quel numero degli iscritti. È totalmente inutile. E
è peggio della visualizzazione oppure di qualsiasi altra cosa. Cioè, me lo tengo, sì, ma non è niente, va. Quel numero è come se fosse lo zero, anzi, meno di zero, perché lo zero è comunque un numero, sempre ha un valore, mentre meno di zero è completamente inutile. Beh, potrei aggiungere altro, ma al momento non mi viene niente. Semmai aggiungerò qualcosa in descrizione su quello che ne penso di questo progetto. E faccio ancora i miei complimenti a GDobbyTube. Complimenti davvero. Il suo canale lo troverete in descrizione, perché devo per forza sponsorizzarlo. Bene, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi gusta e ci sentiamo con un prossimo video. Ah, e a proposito, fatemi sapere se voi siete d'accordo con questo progetto. Ciao ciao!